più o meno 11 settimane fa abbiamo pianificato fare 10 settimane del Vacation Bible School. Vuol dire 10 sabati dove la focalizzazione per 3 ore in più è l'educazione cristiana apostolica, la gioia di imparare, anche di divertirsi, giocare insieme per i nostri bimbi. Amen. E voglio ringraziare prima che tutto al nostro caro copastore, il ministro Luongo Enzo, sua moglie, la sorella Debora, ogni maestro, maestra che hanno lavorato insieme a loro, rispettando la copertura, rispettando l'autorità. Amen. E oggi celebriamo una bella vittoria nel nome di Gesù. Che significa veramente il Vacation Bible School? Crescere insieme e educare veramente i nostri figli nel timore del Signore. Prima che tutto vorrei chiamare al copastore, al nostro caro ministro Luongo Enzo, sua moglie, che possano essere qui davanti e siano loro che vanno a dare ogni diploma. Amen. Iniziando con la successione più importante, i neonati. A ver si los reconozco. E te los paso uno a uno. Amén. Pace de Cristo. ¿Chi está contento de questa bella chiusura? Amén. ¿Chi está contento? Estamos tutti contenti. Amén. Ok. Per i neonati, el primo que debe venir es Gabriele. Amén. Ministro Luongo. Amén. E questo è bello che anche diga neanche 3-4 settimane di nato e sono ho partecipato nel Vacation Bible School. Gloria al nome di Gesù. Un applauso al Signore. Amen. La sorellina Sara, nel nome di Gesù. Dove è Sara? Pace di Cristo. Sara. Amen. La sorellina Sara, Dio ti benedica. Bella sorellina. El fratellino Emanuel. Otro baby. Fratellino Emanuel. Amén. Dios bendiga a Emanuel. Gloria al Señor. Amén. El fratelino Elía. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Fratelino Elía. Bravísimo. El fratelino Abraham. Pace de Cristo per Abraham. Amén. Ok, allora, questa è la prima parte. Un applauso a nostro Signor Jesucristo. Amén. Per i neonati. Allora arriviamo al momento dei studenti partecipanti. Amen. Il primo diploma per la Torre Taisha non è presente adesso. Secondo studenti, Brocchetta Giulia. Dove è Brocchetta Giulia?
laurea, venga a ricevere il suo diploma. Gloria al nome di Gesù. Amen, gracias. Guarda che bel ricordo. Amen. Terzo studiante, Mattia Brochetta. Mattia Brochetta, lo porta papà, lo porta il zio. Chi lo porta? Brochetta Mattia. Brochetta Mattia è il terzo studente. Amen, gloria al Signore. Seguente studente, Samuele Luongo. Samuele, venga Samuele, pace di Cristo. Esther Luongo, che bella la principessa Esther Luongo, aspettando il fratellino Eliseo. Prossimo, Fabio Villanueva non è presente. Prossimo studente, la sorellina Micaela Chavez. Una bella vittoria. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Amen. Gloria al nome di Gesù. La seguente studente, la principessa Amina El Alzabi. Una per la sua mamma. Una, due. Amen.
e la ultima studente del Vacation Bible School, la principessa Francesca Pinci. La più grande. Amen, che bello. Possiamo insieme tutti dargli un applauso a nostro Signor Gesù Cristo. A Lui tutta la onra e tutta la gloria. Amen. Allora, se le potete prendere una foto così insieme, va bene? E continueremo con la presentazione. Hai che prendere a Mattia e prendere a Giulia. A ver, qualcuno che prenda solo una foto subito. Amen. La bella benedizione. La nostra successione apostolica. Una, va bene così, va bene, va bene. Gloria al Signore. Amen. Allora, fratelli, guarderemo un video e continueremo con il programma. Sì. Espera. Espera. Ok, fratelli, pace di Cristo. Ok, vamos al video. Estaca. No, pausa. Porque continua. Entonces enseña el video. Entonces ponlo. Amén. Pace de Cristo, bimbi, attenzione. Amen, fratelli. Allora siamo pronti per guardare un video. Ok. La Chiesa Antioca Torino presenta la seconda edizione del Vacation Bible School, anno 2017. Abbiamo imparato tante cose. Abbiamo imparato l'ordine. E abbiamo condiviso, proprio come la regoletta. Si condivide tutto, tutto ciò che il Signore ci dona. Non poteva mancare il teatrino con Carlotto e Gelsomina e un ospite speciale, Polletto. You guys stomp your feet like that? And let's clap together. That's it. Keep it going. Ragazza mia, via. Sing this the right amount.
Abbiamo danzato. Ci siamo tanto divertiti con le mani all'opera, con tante attività manuali e creative, e perché no, anche qualche pasticcio. Abbiamo pregato e la presenza del Signore non è di certo mancata. Tutto questo per la gloria del nostro Signore Gesù! Amen, pace di Cristo, amata Chiesa, che Dio vi benedica. Veramente con questo breve video ringrazio la sorella Cristina che l'ha potuto elaborare. Abbiamo voluto ricordare sinteticamente i 10 sabati che sono stati per il vacation di questa edizione. Sul sito troverete ogni sabato. È importante vedere ovviamente i vostri bambini, quello che hanno imparato ogni sabato per sabato. Ne abbiamo 10, le foto soprattutto. E imparare, ripetere con loro quello che hanno insegnato, quello che hanno imparato. E io ringrazio il Signore veramente per come ha guidato questo progetto dall'inizio alla fine. Ringrazio ogni bambino. Adesso, come potete vedere, avete la vostra Bibbia, ognuno ha la sua Bibbia, e potete portarla ogni volta per il culto, quando uscite per evangelizzare, sotto il braccio, così, così che potete avere la vostra Bibbia, leggerla. Le più grandi hanno la Bibbia dei grandi, dopo l'aprite con i libri, i capitoli, i versetti, quindi è importante imparare a scrutare e a leggere la parola del Signore. Ancora voglio ringraziare ogni genitore che ha appoggiato questa attività, e voglio ringraziare alle maestre soprattutto, che ogni settimana siamo state lì, uno staff veramente, sembra facile cari genitori, ma non lo è. Tempo veramente che le sorelle hanno investito affinché ogni sabato anche un minimo lavoretto, una lezione, loro potessero riceverla nel nome di Gesù. Io voglio chiamare davanti alle maestre la sorella Cristina, la sorella Valentina, la sorella Giovanna e la sorella Maria e la sorella Alessia, che veramente mi hanno aiutato tanto in questo progetto. Hanno appoggiato ogni cosa, veramente, mi hanno anche sopportato con stare lì magari veramente con loro a preparare ogni cosa, e questo ricevetelo nel nome di Gesù, veramente sì, nel nome di Gesù. È un piccolo ringraziamento, ma il ringraziamento veramente è quello più grande, è da parte del Signore, che potete riceverlo da parte del Signore. Quindi è solo un simbolo, ricevete il nome di Gesù, e ogni volta che leggete questo verso, che lo vedete, ricordatevi della vostra dedizione per il Signore, per il vacation. Quindi veramente che Dio vi benedica, giratelo così facciamo una foto. Amen, gloria al nome di Gesù. Amen, che Dio vi benedica. Grazie veramente, dalla minima cosa, anche ogni mamma che ha collaborato, avere lì le sorelle che arrivavano da lontano, portare i bambini avanti e indietro, ma l'abbiamo fatto e l'avete fatto soprattutto per loro, per il futuro della Chiesa. Quindi che Dio vi benedica nell'amore del Signore, e questa è veramente la Chiesa che il Signore vuole, veramente chi si adopera, chi è disposto a lavorare per il Signore. Che Dio vi benedica. Amen. Continuando il programma.
programma per concludere. Chiamerò la sorella Flor, pace di Cristo, si può venire avanti. Amen. E lei ha un qualcosa di dire nel nome di Gesù. Pace di Cristo a tutti, sorelle, fratelli. Voglio chiamare alla sorella Deborah, la maestra, alla sorella Cristina e alla sorella Maria. Io rappresento i genitori dei nostri figli e voglio ringraziare il Signore. Lui è il protagonista principale questa mattina e voglio dargli la gloria e l'onore per mettere questo sentire nel cuore a queste sorelle, soprattutto alla sorella Deborah, che l'ammiro con tutto il sacrificio nello stato che è. Noi donne sappiamo che non è facile, soprattutto negli ultimi mesi. E voglio ringraziare con un pensiero che abbiamo messo. E sorella Maria, cominciamo allora da te. La sorella Alessia adesso ti dà un pensiero, un regalo per ringraziarti per l'impegno, per il sacrificio, per la collaborazione, di tutto. Grazie. Sorella Valentina, sorella Deborah, grazie mille veramente, grazie di cuore per tutto l'amore che ci hai mostrato insieme a tuo marito. Sorella Giovanna, sorella Cristina, grazie, grazie per l'amore, per lo spagnolo che hanno imparato i bambini. Gloria a Dios por este español. Y sorella, veramente grazie. Sorella Deborah, tu che sei la direttrice del Vacation Bible School, sorella, veramente nel mio cuore io ti ammiro tanto, sorella. Per me in questi ultimi 4 mesi vedo un cambio, per me un cambio in pieno completo, perché vedo che il Signore è quello che ha iniziato in te, ha continuato a formare e perfezionarti nell'amore del Signore. Come porti, sei un esempio per ciascuno di noi. Grazie sorelle, io vi ringrazio, ma rimane la sorella Deborah. Fratello Enzo, si puoi venire un attimo. Micaela, vieni qua. Micaela, David, vieni qua, mio amore. Vieni, David, un attimino. Vieni qua. Questo, sorella, è il sacrificio, è l'amore che noi genitori ti mostriamo per ringraziare voi veramente. Gloria a Dio. Grazie per tutto. Grazie veramente, sorella. Fa la parte che noi genitori facciamo, anche voi date quello in più. E questo pensiero, poi questo vaso, dai, tienilo. Lì dice, qua dice: "Thanks for helping me grow." Grazie per aiutarmi a crescere. Grazie per aiutarmi a crescere. E questo rappresenta il vaso che poi metterei le piante e i bambini che te lo donano. Amen. Dai, grazie. Abbraccio. Grazie. Ecco, grazie. E poi non voglio passare desapercibito, si dice in spagnolo, non so come si dice in italiano, per i 9 anni di anniversario, Pastor Pedro, Mano Maria, è un anniversario, gloria per i 9 anni di sacrifici, di umiltà, di entrega totale alla opera del Signore qui in Iglesia Torino. Dio lo benedica, Pastor Pedro, Mano Maria. Bellissimo, un bellissimo pensiero. Amen. Ricordate, fratelli, questi doni, regali sono belli, ma il nostro premio è nel cielo. Amen. Il nostro premio, preferisco ricevere meno premio di luce personale qua, il grande là. Amen, pace di Cristo. E prima di concludere il Vacation Bible School, vorrei condividere con voi forse 1 o 2 parole.